Preparate le armi, ragazzi. Questi non sono i tempi della fine. I tempi della fine sono stati 10 anni fa. Ormai è un po' tardi per lamentarsi. Io sono sopravvissuto. 10 anni e ben... Aspetta un attimo. E ben 28 giorni, ragazzi. 10 anni e 28 giorni. Quindi benvenuti in questa nuova puntata dove cercheremo di sopravvivere per 29 giorni e magari anche più. Ma considerando i miei precedenti, me la sto passando piuttosto male. Adoro come la maschera... La maschera da saldatura mi attraversa il cappello. è un nuovo stile, ragazzi. Vi siete solo invidiosi della mia moda. In ogni caso, che cosa possiamo fare in questa puntata? Mi ricordo benissimo di aver recuperato al volo un Generation. Esattamente. Un Generational che dovrebbe essere pieno di benza. Quindi, l'unica, diciamo, fregatura potrebbe essere il fatto che potrebbe essere rilevato come interno. E se è rilevato come interno, beh, come potete immaginare, le inalazioni... Ehi, ti sei fatto male? Sei deficiente? Sei fatto male? Ma amico mio, sei caduto per 10 centimetri, mamma mia, ma c'è le caviglie sensibili? Non lo so. Amico mio, per favore, non mi tradire così. In ogni caso, missione in questa puntata è assolutamente mentre aspettiamo che... per l'appunto arrivi il giorno a testare la mia teoria e barricare per l'appunto più entrate che possiamo, anzi tutte le entrate, non più entrate che possiamo, tutte le entrate che ci sono in questo maledetto cesso. Il fatto è che siamo a corto di legnaia, quindi dobbiamo raccogliere la legnaia da qualche altra partaglia, altrimenti possiamo utilizzare, non so, le stoffe per coprire le finestre, ma basta un peto e le stoffe non reggeranno più di tanto. Vediamo se c'è qualche mio amichetto. L'ultima volta avevano fatto una sorpresa. L'ultima volta che sono venuto qua a tagliare la legna. Ah, lì c'è qualcuno. Lì c'è un po' di brava gente. Dovremmo pensarci. Forse è meglio utilizzare la mitragliatrice perché almeno mi evidenzia i nemici. La madonna. 5 ragazzuoli bravi bravi. E la madonna. Stai calmo. Sono già morti. È un po' tardi per partire con la canzone, no? Oh, lì ce ne sono altri 2, ma tempo che arrivino. Uff. Ok. Ah, cacchio. Non lascia. Oh, maledizione. Potevi anche dirmelo tu, no? Maledetto. Volevi burlarti di me. Mamma mia, sta porta sembra fatta di cartongesso. Di carta pressata. Ricarica, amico mio. Minchia, 50 colpi dentro sto coso. No, 20... No, qualcosa non va. Amico mio. Fermo un attimo. Fermo un attimo. Ah, forse non ho abbastanza munizioni. Ah, mi sembrava strano di qua. Aspetta. Ci stanno 50 colpi, me ne metti solo 26. Qualcosa non va. Ok. Carica colpi nel caricatore. Mi ha bisogno di un ash. Adesso, dov'è che avevo lasciato le ash? Le ascelle. Dove le avevo lasciate? Chi se lo ricorda più? Amici miei. Chi se lo ricorda? Ogni volta che sento il gufo, maledizione, mi cago addosso. Ormai sono segnato a vita per colpa del gufo. Colpa di sto maledetto scrutinized. Ogni volta che sento il gufo, ormai mi cago addosso. Maledizione. Sono segnato, sono stato marchiato a vita da quel gioco. Allora, ok, primers, teglia da forno, whisky, possiamo divertirci, eh? Manca solo la coca. No, no. No, non manca niente. Siamo felici così. Dove cacchio è la corda? Ah, è lì. Manca niente. Basta il whisky. Ho sempre paura di cadere. Mamma mia. Guarda, se mi rompo un'altra volta un femore, mi faccio mangiare. Mi faccio mangiare dagli zombie. Mi rompo un altro femore. Mi sono affezionato a te, amico mio. Ma Grimaldi, scusami, Riccardino. Però, capisci? Non ho proprio intenzione di fare di nuovo da badante a un tizio che si è spaccato il femore. Per colpa mia, per carità. Però, voglio dire, siamo tra adulti. Puoi anche prenderti, diciamo, le colpe per qualcun altro. Fossi un ragazzo... Questo vento quando soffia fa paura perché fa... Mamma mia, con questa accetta cosa vuoi tagliare? Il burro? 6, 7, 8, 9, 10... 11, mamma mia. Mi sembra di aver tagliato la quercia del gran burrone, mamma mia. 11 tagli. Vabbè, è realistico, effettivamente. Tagliare un albero in 5 tagli, o sei Hulk, o sei Thor.
per tagliare un albero gigante in... guarda qua, c'erano altri ceppi, io lo sapevo. Dia qua. Questo non lo puoi più trasportare? Ma sì, quattro. Quattro sono più che sufficienti. Guarda, ho due ceppi di qua e due ceppi di qua e cammino... cammino come un maschione. Raga, questa è la potenza di Riccardo. No, non si infama la potenza di Riccardo. Taglia ceppi tutto. Veloce, veloce Riccardo. No, Solo 12 assi? Effettivamente. 3 assi per ogni ceppo. Per ogni tronco. Ha senso. Sì, però con 12 assi che cosa mi copro? Una porta mi copro con 12 assi. Però guardate che fortunato che sono. Io fortunatamente, essendo una persona molto provvidente, mi sono preso un mezzo di trasporto interno. Oh mamma mia. Quello schianto non me lo perdonerà mai, quello schianto che ho fatto. Il mio furgone non me lo perdonerà mai. Quindi mi farà preaprici per tutto il tempo. Aspetta, ma quanto ho di carpenteria, tra l'altro? Carpenteria. How good I am with carpenteria. No, aspetta un attimo. È vero che io ho tipo 40 libri letti più le cassette. Quindi ora c'è solo da accendere il generatore e godersi i corsi di formazione. Vediamo. Non ci vedo niente, raga. Non ci vedo niente, sto camminando letteralmente a naso. Ok. Se, una cosa che puoi fare, è vero, è illuminarmi questo posto così. Tanto benza ne abbia. Che ho premuto E. E ha iniziato a guidare sto deficiente. Esci. Oddio, questa è una grande zona da barricare, No, Alfredo è lì, Alfredo. E Riccardo oggi si sente burlone. Deve essere il primo d'aprile. Che data è? Deve essere il primo d'aprile, sì, primo di agosto. Leggendario 9 agosto lì, no. Che cazzo, non so se sia una data americana o al contrario. O il 9 di agosto o il 10 di settembre. Sì, vabbè, hai capito. O il 9 di settembre o il 10 di ottobre. Vabbè, ci siamo. Ci siamo capiti. Guarda che al lavoro faccio molta fatica quando mi arrivano le email dagli Stati Uniti e mi dicono, sti bastardi, magari il 9-10, devi interpretare. Vabbè, a rigor di logica supponi che si tratti del mese corrente in cui ti scrivono, però metti che c'è un SOP, un nuovo progetto. E come fai a dirlo? Vediamo, prova a dare un mese di anticipo per l'avvio di un progetto. Vedi com'è bello stare in cassa integrazione. Non è vero. La fortuna effettivamente dell'Italia da un punto di vista lavorativo, diciamo, gli stipendi sono, non ne parliamo, ci sono tante cose brutte nel sistema di lavoro italiano, ma una delle cose belle è che il lavoratore è salvaguardato a destra e a sinistra. Su quello non c'è nulla da dire. Chiunque osi dire qualcosa è proprio un ingrato, questo parere mio, perché previdenza sociale, disoccupazione, tutte queste cose sono cose non così scontate, non sono così scontate in molti paesi. E soprattutto se hai il contratto indeterminato devi proprio picchiare qualcuno per farti licenziare, capisci? Cioè, ci sono modi effettivamente, tipo la riallocazione per costringere qualcuno a dimettersi, modi poco ortodossi, la chiusura di una sede, ma generalmente, cioè, è impossibile licenziare un contratto indeterminato senza rincorrere, diciamo, in o costi o problemi legali. Questa è una cosa che non è così scontata. Cioè, ci sono veramente paesi con cui collaboro dove veramente uno schiocco di dita potresti avere determinato indeterminato, uno schiocco di dita e non abbiamo più bisogno di te. Questa è una cosa brutta, secondo me è una cosa bruttissima. Che non è tanto la questione di cercarsi un nuovo lavoro, perché comunque, vabbè, c'è anche l'ansia di cercare un nuovo lavoro, la paura magari di non trovarlo, bello come quello che stavi facendo, sì, c'è quell'ansia lì, ma il fatto è che quando hai un lavoro fisso riesci a crearti una stabilità, inizi a crearti dei progetti, inizi a immaginarti un futuro, roba così. Se lo perdi, cioè se ti fai questi progetti basandoti su un indeterminato, poi perdi il lavoro, i tuoi progetti vanno in fumo, no? Magari ti compri una casa, ti fai un mutuo e ti ritrovi inculato perché hai perso il lavoro.
per una causa ingiusta, perché al tuo datore di lavoro stai sul cazzo, al tuo nuovo manager non piace più, roba del genere, no? Quindi, da quel punto di vista, io difendo questo sistema. Però gli stipendi, raga, sono da fame. Non seguono l'inflazione, cioè non è possibile che noi da superpotenza economica e industriale siamo passati da essere i migliori, il terrore letteralmente degli Stati Uniti quando Craxi c'era ai tempi, siamo passati da quello, dell'esplosione della Fiat e tutto, siamo passati ad avere uno stipendio l'unico in Europa che è diminuito del 5,6%, qualcosa del genere. Non è un vanto, capito? Sei l'unico, però non è un vanto. Ora basta lamentarsi, basta lamentarsi di lavoro. È più che altro che sto lavorando, quindi sto lavorando e quindi mi viene automatico. Però non c'è mezzo zombie, raga, in questa zona. Cioè, generalmente io mi aspetto un miliardo fantastiliardoso di zombie. Ora non c'è niente. Incredibile. Non c'è mezzo zombie, ragazzi. Sono tranquillo, sto tagliando legno. Sto facendo un rumore, potrei anche gridare. Non lo faccio. Ma potrei anche gridare, suppongo, senza alcuna ripercussione. Taglia scepo, fratello, andiamo a lavorare, a battere asse nella finestra. Ci dobbiamo difendere qua, che se arriva Zumba inizia a bussare a barricata, è meglio che se inizia a sfondare finestra, no? E che dici tu, no? Sei d'accordo con me? Meglio, eh? Meglio, perché se tu non essere d'accordo con me sono grosse guai. Aspetta, potrei costruire effettivamente... Ah, non ho i cardinali. Oddio, me ne servono tanti di cardini. Costruisci Portus di Legnus. Eh sì, qua avevo due cardini, ma dall'altra parte non ho neanche mezzo cardinus. No, bueno. Devo cercare delle porte che sono state sfondate dai miei amici Zumba e farne una nuova. Guarda quanto è grande questo. Rispetto all'altra parte, questo è tipo il quadruplo. Dove te li trovo tutti sti alberi? Guarda che mi dovrei cercare un'ascia, eh. E si sta facendo luce, quindi potrei... Che ci fai dentro casa mia? La mia gigantesca casa. Non aspettavo ospiti. Per favore, signora, venga, venga. Oh, signore, non riesco a vedere bene. È un signore, è un turista. Oh, mamma mia, che arrivi da Londra? T'hanno bucato, fratello. T'hanno bucato. Venga, venga. Venga, venga, fratum. È un liberatore. Che cos'è sto tizio? Io va bellissimo. Mamma mia. Non sei manco degno del mio martello. Guarda, dalle Hawaii arriva. E non so più che altro. Il coltello nello stomaco. È stato un quartiere cattivo, eh. Spegni qua. Alla grande. Alla grande. Ora non so se Master Chef, per cortesia. Ah, Master Chef. Venga, venga, Master Chef. Su, su. Che fa? Vieni qua che te faccio vedere io. Forza, forza. Mamma mia. Quanto ho di destrezza che sono così veloce? No. Apri, apri tutto che questa mo... Ah, lo sapevo, vedi che sei merdaccia. Vedi che sei una... Ah, ma mordi sto martello, mordi. In senso letterario, non figurato. E se, guarda, se mi morde quello figurato... siamo messi male. Grembiule di spiffo. Vediamo. No, più che altro, devo barricare tutto. Zombie non ne vedono i paraggi neanche da lontano, raga. Ma è bellissimo. Bellissimo. E che è successo qui? Vabbè, con tutti gli armi che sono partiti è probabile che si siano un pochino riallocati, eh. Possibile, possibile. Abbatti alberello. Abbatti alberello, fratma. Ho sudato un pochino. Poi, anzi, adesso si sta facendo giorno, sono le 6. Circa verso le 7 dovrebbe iniziare a spuntare il sole e avrò mal di testa. È il mio test finale per vedere se effettivamente sarò influenzato. Se il generatore è rilevato come esterno e vedere se dove l'ho lasciato io percepisco in qualche modo mal di testa. Se la risposta sarà affermativa, allora vuol dire che quello è un posto esterno, quindi potrò tranquillamente camminare senza rischiare. Senza rischiare di morire. Avevo paura, mi sembrava di sentire uno zombie. Senza rischiare di morire da inalazioni da CO2.
Da Sheodus. Maledetto. Maledetto gas. Fumi tossici. Devo fumare qualcosa? Dite. Mi sa che mi conviene, sai. Oh, c'ho una K nello zero, nessuno me l'ha detto. Non ha neanche un colpo in canna, mica ce l'avesse. Ma guarda qua, cioè ha più danni di un cecchino sto coso. Cioè, ha più portata, più danno di un cecchino. Ma è quella roba, oh. Carro armato. Allora, dove sono i miei tronchi? Clic destro, ceppo, taglia tutto. Forare un asse. Forare un ceppo per trasformarlo in un asse. A parer mio è la cosa più sprecata. Forse è la funzione più sprecata che potreste immaginare su un povero... Su una povera... Su un povero ceppo. Letteralmente sprecarlo. L'asse forata poi... Non vedo proprio il fine. Mai usata in vita mia. Vero? Non l'ho mai usata l'asse forata in vita mia insieme a voi. Ok, barriche, barriche. Mamma mia. Ho finito già le assi? No, non ci provare. Ho finito i chiodi, che è diverso. Oh, madonna mia. Oh, madonna mia, ho finito i chiodi. Cristo santo. Io pensavo di finire oggi. Ma c'è questo. Piazzale qui. Guardate, un trucco che per l'appunto che vi insegno con il vetro. Se avete tanta possibilità di raccogliere i vetri... Sentite? Se passa uno zombie o qualsiasi cosa, ma anche in modalità multiplayer, se volete un allarme per sentire se passa qualcuno, sentite? Magari c'è qualcuno fuori e voi volete un allarme, siete chiusi dentro casa, siete barricati, e volete sapere se c'è qualcuno fuori ma non avete visibilità di quell'angolo della casa, mettete i vetri. Oppure volete già un allarme, sapete, come magari delle lattine col filo che passa qualcuno, su questo gioco non ci sono, ma potete mettere i vetri fuori. Anche in modalità sneaking, vedete, si sente. Anche in modalità camminata, si sente. Quindi è un ottimo allarme. Ve lo consiglio vivamente. Vediamo se qui abbiamo qualche chiodo. Qualche chiodo, fratma. Era un altro zombicello. Signora, siamo chiusi. Siamo chiusi, la pena è morte. Vediamo. Qui potrebbe esserci del cibo, del burro o qualcosa. Terribile. Come si mettizza la signora? Me l'aveva quasi fatta. Era lì, faceva pandan con l'erba alta, ma appena si notava la suina. Ok. Sto per sparare al manichino. Com'è che chiamava il manichino? Sì, io sono leggenda dove litiga col manichino. Volevo fare la stessa scena, però mi sono dimenticato come aveva chiamato il manichino. No! Questo non si fa! Sì, era molto strano, io sono leggenda, era un pochino particolare l'inizio, perché non riuscivo a capire che cazzo stesse succedendo, non riuscivo a capire se fosse la pazzia mentale di quell'uomo o veramente ci fossero degli zombie. Poi quando all'improvviso ti arrivano quei... che corrono a 300 km orari, dici, beh, se deve scoppiare un apocalisse zombie speriamo che non siano così gli zombie. Se no, meglio unirsi a loro. Se non riesci a batterti, unisciti a loro. Ok, vediamo dei chiodi, devo averli lasciati qui probabilmente, no? Torcia propano, lardo. Questo dimagre. Quanti chili ho? Quanti chili ho? Beh, forse mi faccio un po' di lardo. Allora mi faccio un po' di lardo, mi sa. Amico mio, ma. Ok, qui abbiamo un cardine. Un cardinale. Però voglio dire. Ho tipo lasciato coso. Dai, sono sicuro di aver lasciato una cacchio di scatola di chiodi. A meno che non sia sotto. Da sotto. Sì, forse. Oh, lascia. Lascia. Lascia qui. Lascia qui. Martello da demolizione. Lo devo prendere perché ho un conto in sospeso con una. Con una bastarda di. Come si chiama? Di coso. Di sbarra. Sbarra per impedire agli scemi come me di passare. Con le macchine. Sun sensitivity, vedete? Questo mi fa pensare. Vediamo. Però è solo qui sun sensitivity. Dov'è? E non lo so se io abbia sun sensitivity o meno, sai? Vediamo, se aspettando qui mi viene un po' di mal di testa. Pomodoro in scatola e patatine non le voglio toccare così. Ma forse.
Dov'è? Mi era comparso Sun Sensitivity, però non ho mal di testa. Questo è il punto. Questo è il punto, raga. Ai 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 ai. Prendi il generatore. Vediamo. Dov'è che io abbia Sun Sensitivity? Forse qua. Qua ho Sun Sensitivity. Qua. Ah, qua ce l'ho, qua ce l'ho, qua ce l'ho. Questo è esterno. Riproviamo. Ok, qua ce l'ho, qua ce l'ho. Vediamo. No, non F1. 1. No, dove... Vabbè. Posso collegarlo? Posso collegarlo anche lì. Vediamo. E teoricamente è lì, no? Ce l'ho o no? Non lo so. Guarda che è rischioso, accenderlo al chiuso. Vabbè, accendi. Sto perdendo salute. No, spegni. Ok, no. Sconnetti il generatore. Maledizione, io che pensavo di fregare il sistema. Ero proprio convinto di fregare il sistema. Devo solo trovare... No, ascolta. Prendi il generatore. Devo solo trovare il punto esatto dove c'è la Sun Sensitivity. Dove cacchio è? Ah, forse qua. Fermo. Dove? Ok, forse qua. E non lo so. Clic destro, collega generatore. È nello stesso punto di prima, mi sa, quindi non credo. Maledizione. Accendi il generatore. No. Spegni il generatore. Maledizione. Disconnetti il generatore. Perdi in dirindina. Destro, prendi il generatore. Prendi sto generatore. Prendi generator. Prendilo. No. Sembrava una cosa molto intelligente. Sembrava una cosa molto intelligente. Allora, come possiamo fare? Come possiamo fare? Un modo che conosco, in questo caso, speravo di potermela giostrare con le scale. Un altro modo che conosco in questo caso richiede per l'appunto che io mi guardi le cassette sulla falegnameria. Sulla falegnameria. Perché l'idea è di costruirmi delle scale fin su, portarlo sul tetto. E poi chi si è visto, bro. Però ho un'idea. Per costruire le scale mi serve tipo... No, cassa in legno, porta, muro. E ecco, mobile, scaffale doppio, libreria piccola, tavolo, barre, casa di legno, scale. Mi serve 6 di carpenteria, quindi... Cosa qui? Quanto mi serve di legno? 15 assi per uno scalino di merda? Ma che sei pazzo? Ma che sei pazzo? Ma continuo a premere F1 invece di 1. Maledizione. Ok. Ho un'idea. Proviamo a collegarlo e ad allontanarci. Vediamo se prende. Però aspetta, prima devo cercare un televisore, no? Effettivamente, se devo morire, meglio se lo faccio nel mondo giusto, no? Vai ragazzo mio. Allora, un televisore, so dove cercarlo. Guarda quanto è veloce. Speedy Gonzales. Che miseria. Vorrei farti correre più spesso in mezzo agli zombie, amico mio. Che fenomeno. Che fenomeno, raga. Mi scherzate, ma è un fenomeno sto ragazzo. Avete mai corso contro un muro? Vi consiglio di non farlo, perché succede questo. E se ci sono dei runner che vi stanno inseguendo... Ciao. ciao. Ah, queste scale le devo demolire, eh. No, saltare. Non ci provare neanche, ragazzo mio. Ma cacchio erano? Eccoli qua. No, noi vogliamo il meglio del meglio del meglio, signore. Quindi, chiudi sta roba. Prendi questo. Andiamo. Forza, ragazzo. Corri. Mamma mia, che veloce. Con un televisore in mano, effettivamente, è molto veloce, ragazzo. Ok. Ci guarderemo le cassette di falegnameria. Raccoglieremo 15 assi di legno. Costruiremo le scale fino al tetto.
Magari anche dei barilotti per la raccolta dell'acqua. Pensa al futuro, zio. Magari mettiamo anche del terriccio sul tetto. È geniale, è geniale. Raga, certe volte mi chiedo com'è possibile che non orbitino i pianeti intorno a questo capoccio. Incredibile. Lo so che questa è una puntata piuttosto tranquilla. Abbiamo ucciso tipo 7 zombie finora. Non è da me, sono d'accordo. Non è da me. Però compenseremo nelle prossime puntate, tranquilli. Il mio amico stava ancora correndo. Compenseremo nelle prossime puntate. Ora come ora piazziamo sta televisione. Così. Da davanti ti faceva schifo? No, è una domanda più che lecita, eh. Adesso le cassette, dove minchia le avevo lasciate? Beh, altre domande alle quali non so proprio come rispondere, amici miei. Amici miei. E questa hand hatchet proprio la lascerei addosso a un cadavere, così despona dal mondo, perché letteralmente la spazzatura delle asce proprio. Una vergogna di arma. Scavalca. Scavalca. Però è bello, no? Che qui ci sia tutto barricato, poi basta una finestra. Questo forse è l'unico che è così poco protetto. Io lo apprezzo. Lo apprezzo e come? Tieni, hand hatchet fuori dai coglioni. Non sei per niente gradito. Vediamo se qui l'ho lasciato. Dove è che l'ho lasciata le cassette, amici miei? Tac 50, munizioni per il fucile a pompa, travel pack. Dove Cristo ho lasciato le cavolo di... My name is Jeff. Mica avevo lasciato... Eccole qua. Eccole qua le mie cassette. Quindi, inseriamo con le prime falegnamerie. E... sai cosa? Vuoi effettivamente... Abbiamo del cibo qui da mangiare? Del cibo buono? Niente cibo buono? Niente cibo... Oh, scusate. Dovremmo escare a uscire, va. Sì, dai. Apri. Proprio ci tieni. Apri anche questo. Tanto con cucina miglioreremo guardando i programmi di Benedetta Parodi. Questo ti fa schifo aprirlo? Sì. Apparentemente sì. Magna, magna. E non so se guardare adesso. Non so se guardare adesso oppure guardare dopo. Programma. That's a very good question. Guardiamo adesso. Rischiamocela. Non c'erano dei barilotti d'acqua, un bagno, qualcosa qui? Nada? Devo morire di sete? Apparently sì. Non mi vuole bene questo gioco. Allora, salute, sono messo maluccio. Sarò sincero. Aspetta, cosa c'è? Guarda, te lo dice. Riempirà l'edificio di fumi quando verrà utilizzato qui. All'intero edificio, tipo? È l'intero edificio proprio. Oh cacchio, guarda come sto morendo. Oh! Spegni, Frank, spegni. Oh madonna mia. L'intero edificio ha riempito di fumi. Ma è un pazzo. È un pazzo il bro. Ha riempito l'intero edificio. E allora me lo devo guardare fuori il TV. Devo guardare fuori la televisione. In mezzo agli zombie. Va bene. Decidi tu. Cosa? No, raccogli. Prendi sto cazzo di generatore. Dov'è il generatore? Disconnetti. Oh madonna mia. Sono messo molto male, Sono messo molto male. Eh no, perché riempio l'edificio, ma pensavo che magari corrispondesse solo al piano di sotto, perché questo l'ho lasciato lì sulle scale. Dico, magari c'era solo col piano di sotto. No, c'era con tutto l'edificio. Bastardo, per poco non ci crepavo. Perché accelera, avete visto? Parte tranquillo, poi vroom! La tua vita proprio si disintegra. Pomelo? Mi serve pomelo, vero? A me serve pomelino. Il pomelino birichino. Non sto guarendo. Anzi, peggio. Sto morendo ancora di più, con più enfasi. Destro riempi bottiglie vuote. Ottimo. Qualcosa da mangiare? No. Di birra vuota. Caffè? Volete del caffè? Io no, io voglio solo dormire. E magari mangiare questo zucchero. Mangiare lo zucchero. Anche se lo zucchero effettivamente lo posso aggiungere forse. Ah, proviamo con la bustina. Al mio caffè. Al mio caffè, bro.
Raga, sto dimagrendo. Veramente ho problemi con il cibo. Dovrò andare fino in città a cercare del cibo? Dici sul serio? Mi sono un po' perso. Mi sono un po' perso. Allora, cosa dobbiamo fare? Anzitutto, raccogliere quel generatore. Si può fare. Però dobbiamo al contempo anche raccogliere il televisore. Quindi, due cose da fare. Cosa? Dove è finito il mio televisore? What the fuck? Zio, il mio televisore. Il mio televisore. Non era sopra il tavolo, ora è finito dietro la pianta. Che è successo? Che è successo? E chi lo sa? E chi lo sa? Che sono stanco e sonnato. Vabbè, però tanto utilizzo la mitragliatrice per uccidere i zombie, non è la fine del mondo. Va bene, scusi di nuovo, prendo premuto esc. Prendi il generatore. Ci sta. Ok, 30 kg di peso, nulla di che. Nulla di che. Nulla di cui preoccuparmici. Andiamo. Ci guarderemo la televisione fuori. Forse prendo una seconda televisione. Così acceleriamo il tempo di. Acceleriamo il tempo di assimilazione dei concetti del mastro falegname. Di Bob il costruttore. Di Bobina il costruttore. Qui che cosa c'è? Potrebbe esserci del cibo? No, è perché. No, non ho neanche fame, però. Hidden, I love you. I love you. Valigia da viaggio? Oh, è vero che si può correre così? Ve l'ho mai fatto vedere? Credo di sì, vero? Quindi tenete premuto Alt e cliccate così. E cliccate semplicemente. E si accelera. È un glitch che non utilizzo perché è per appunto un glitch. Quindi. Apparir mius rovinus experientius di Jocus. Poi, ognuno è libero di fare la minchia che gli pare e piace. Io sono uno che proprio sostiene questo concetto. Vivere, lascia vivere, non cagare il cazzo alle altre persone. Io sono proprio un fiero sostenitore. Ma se poi fa cose brutte. Sono cazzi suoi. Se fa cose brutte c'è la galera. Ma poi se io non gli rompo i coglioni, lui poi fa il crimine. Finirà in galera. Ci sono le leggi, c'è tutto. Scusa. Fate i cazzi tuoi. E campa 100 anni. No, dai. No, dai, in realtà sto scherzando perché comunque sono d'accordo anche con Leonardo da Vinci. Cioè, come tutto c'è un equilibrio tra farsi i cazzi tuoi e quando intervenire e quando farti i cazzi tuoi. Perché, come diceva Leonardo da Vinci, chi sta fermo di fronte alle ingiustizie è complice tanto quanto chi la commette. Profondo, profondo. Allora, come tua mamma. Andiamo. Non voglio correre di più, perché sono già, okay, sono già senza forza, quindi. Se sei senza forza, fai attenzione perché ovviamente non riesci più a correre, quindi. No, prendi Generation. Prendi Generation. Occasion. Il fatto è che esausto e senza forza sono una combinazione micidiale, se posso dire la mia. Micidiale. Anche se teoricamente così dovrei essere. No, così non sono più veloce di uno zombie. Devo abbandonare i televisori e tutto. Però. Però in realtà no, aspetta, il generatore può stare fuori e i televisori possono stare dentro. Capito? Capito? Cosa vuoi? Cosa sei annoiato? Ti butto in mezzo agli zombie, vedi che pure lui vuole andare a cercare cibo in città. Allora va bene, finiamo le scale col generatore e tutto, il mio piano immobiliare e poi ti mandiamo a cercare cibo. Va bene. Hai voluto tu, pezzo di merda. Poi non voglio vederti piagnucolare. Mi hanno morso. La vita. Voluto fare il coglione. E ora ti attacchi. Allora, mettiamo un televisore qui. Speriamo che almeno questo rimanga dove l'ho messo. E non finisca dietro le piante. Anche questo. No, dico. No, no. L'ha messo giù. Lui ha deciso che. Non gli piace, non so come mai, ha deciso di metterli giù. Vabbè, mettili giù. Che cazzo ti devo dire? Metterli giù, mettili giù, non sono certo io. Tra l'altro i televisori fanno un ottimo lavoro di barricata. Non so se l'hanno già fissato o non lo so, ma forse l'hanno fissato già, sai? Praticamente come funziona? I televisori se li metti in una certa posizione bloccano letteralmente l'arrivo degli zombie perché non riescono a rilevare l'hitbox.
cioè non riescono a colpirlo, non riescono a detectare il punto dove attaccare. Lo sapete, come magari un frigo che metti di fronte alla finestra per bloccare il passaggio di uno zombie. Per qualche motivo, per il televisore sarà anche all'altezza, non viene rilevato il punto dove attaccare. Motivo per cui lo zombie camminerà contro il televisore e tu hai una specie di barricata immortale. Un po' come le macchine ai primi tempi. Adesso hanno aggiunto che i zombie possono strisciare sotto le macchine. Ma ai miei tempi... Ma no? Perché è diventata oscura questa zona? Come se non avessi esplorato. Ma ai miei tempi non si poteva strisciare sotto le macchine. Ok, mi vuoi togliere anche stavolta vita? Bada, che sei nei guai. Stremato, riesci a malapena a muoverti. E la madonna, quanto sei sensibile. E la madonna, che sensibilità che esibisce il nostro amichetto. Devo fargli fumare una sigaretta, mi sa, eh. Sai cosa? Te la fumi mentre guardi la televisione. Clic destro. Play. No, forse devo accenderla prima. Cosa? Non c'è... No, madonna mia. Togli il nastro. Non c'è la fonte di energia vicina. Ah, Prendi il televisore. Andiamo. Scusami, ma è che cacchio? Fonte di energia vicina. Ma ci piscio in testa la tua fonte di energia. Vedi di svegliarti. Maledetto. Ma secondo te io c'ho tempo per cincischiare con le tue fonti di energia? Dai. Vedete cosa mi ricorda anche Project Zomboid? Cioè, c'era un The Sims molto vecchio dove praticamente gli costruivi la casa, ma proprio per Windows XP, forse The Sims 1 o The Sims 2, Ham, qualcosa. Lo stile di movimento mi ricorda troppo un Sims, ragazzi, questi personaggi di Project Zomboid, mi ricorda troppo quel Sims. Era carino. Io personalmente, vabbè, adesso non gioco più a The Sims, ma quando ero molto piccolo mi piaceva The Sims. Mi piaceva proprio. Non quello dell'interazione, ma quello per l'appunto dove ti costruivi la casa, l'arredatore d'interno. Era qualcosa di nuovo. E ovviamente non avevamo. Era avanzato per noi. Cioè, giusto per dirvi, io giocavo a roba come Age of Empire, quindi. Capite i miei gusti videoludici. Allora, Noia è andata, quindi nel frattempo, mentre aspettiamo... Sì, puoi guardare anche di spalle. Lui assimila anche con il culo Alfredo. E lì Alfredo, Riccardo. Confondo un po' con i personaggi. Riccardo simile anche con le chiappe. Dove sono le sigarette? 33 sigarette, fuma. 5 assi, un chiodo. Guarda qua l'abilità come sale. No, fermo. Togli sta roba. Guarda qua l'abilità come sale. Beh, potrebbe salire più in fretta, se posso dire la mia. Oddio, sta morendo. Sembra uno zombie. Sta proprio per cadere giù. Dai, Alfredo. E lì, madonna. Dai, Riccardo. Resisti un altro po'. Bang, bang. Dovrebbe simulare cosa? Il battito di un martello? Dai, Alfredino. Oh, madonna mia, Riccardo! Vabbè, finché non lo fai con i figli, sei tranquillo. Oh, neanche un livello mi fa... Oh, cosa? È già finito? Maledizione. Io che pensavo di imparare un botto. Quindi, falegnameria 2 ha fatto schifo. Va bene. Plagliami. Ok. Carpenteria, siamo al 5, ragazzi. Beh, ho bisogno di bere. Bevi, basta che mi fa imparare come carpenteggiare. Ok, questo è finito. Togli questo, carpenteria 1, 2 è andato. Mettiamo carpenteria 4. Plagliami. Forza. Dai, devi salirmi al 6, maledetto. Oh madonna mia, se non mi sale il 6 mi incazzo. Mi incazzo come poco, come un pupetto. Un pupetto che non ha avuto il suo lecca lecca. Vada, non mi vuoi vedere incazzato come un pupetto che non ha avuto il suo lecca lecca. Dai. Sto imparando. Messaggi subliminali. La canzoncina dell'artigianato. La migliore. Vabbè, mal che vada smonto qualche letto. Ma dai, su via 7 cassette sono salito di 2 livelli. Ma ti sembra? Ma che cazzo? Sul serio? Ma che minchia. Cosa? No, avevo messo play. Playami. Amico mio, devo imparare. Devo diventare il miglior carpentiere della storia. Qui è finito. Oh, mamma mia, non arrivo neanche al 7. Al 6 mi sa. Io mi aspettavo di arrivare al 7-8, qualcosa del genere, no? No, raga, non ho imparato una minchia. Non ho imparato. Neanche...
Terribile la vita. Terribile la vita. Zumba? No. Nel dubbio spegnilo. Nel dubbio spegnilo. Evitiamo di attirare troppi zombie. Maledizione. Maledizione, veramente pensavo di salire di qualche livello. Info. Abilità. 2500. Allora sì. Posso provare a smontare. Quanto guadagno smontando questa? Ah no, questa è per il metallo. Questa mi fa guadagnare con il metallo. Ok. Allora, siccome sono stanco, prendiamo il mio taxi. Prendiamo il mio taxi personale. Dentro centro commerciale. Sarebbe carino se aggiungessero le moto a sto gioco. Non dovrebbe essere troppo difficile. Ci sono delle mod che giocano perfino la bicicletta, cioè c'è di tutto di più, però voglio dire, lo so che ci sono le mod che aggiungono tutto in questo gioco, ma io intendo nella modalità vanilla. Quando dico spero che aggiungano, dico nella modalità vanilla. Lo so benissimo che non sono uno che è un fan proprio di dover sempre moddare un gioco per avere una cosa che manca nel gioco ufficiale. Non sono proprio un grande fan. Non perché, cioè, non ci vuole niente a montare una mod, però non mi sembra che sia l'esperienza originale che è offerta proprio dagli sviluppatori. Per questo non sono proprio un grande fan. Preferisco di gran lunga giocare alla loro esperienza originale e sperare che eventualmente mi aggiungano qualcosa. Poi ovviamente nel frattempo puoi cazzeggiare con le mod, come sto facendo adesso. Però mi auguro sempre che, per l'appunto, aggiungano sempre più roba. Ok, credo che possiamo dormire, considerando il livello di stanchezza, possiamo dormire a lungo, quindi dormi. Dormi bel pupetto, cerca di dimenticarti di essere stanchetto. Poi, alle 5 ti devi svegliare, alle 5, dormi. Alle 3 ti esci, maledetto marrano. Vabbè ragazzi, allora suppongo che nella prossima puntata ci sveglieremo e andremo alla ricerca di cibo in città. Apparentemente dobbiamo migliorare la carpenteria, mentre cercheremo cibo smonteremo qualche letto per migliorare la nostra capacità di, appunto, carpenteria. Costruiremo delle scale, porteremo tutto sul tetto dove costruiremo la nostra base operativa, ma questo sarà nella prossima puntata. Vi ringrazio per il contenuto, vi voglio vedere nella prossima puntata di Project Zomboid 10 anni dopo. Non dimenticate che siete migliori, vi auguro il meglio.